Ieri abbiamo iniziato a conoscere zia Peppa, mamma Giuseppina, così chiamavano la madre di Padre Pio. Abbiamo detto donna semplice, donna ospitale, generosa nella propria povertà e donna e madre di fede. Nel 1928 mamma Peppa chiedeva a Padre Pio di poter venire a San Giovanni Rotondo per stare un po' con lui, per vedere e un po', come dire, stare vicino a questo figlio sacerdote, ma anche a questo figlio un po' particolare, diciamo, sin da piccolo. E pensate il suo cuore. Io la paragono un po', per alcuni aspetti, alla Madonna. Le mamme dei nostri santi, la mamma di Padre Pio, come la mamma, per esempio, ed è vivente, del beato Carlo Acutis, oppure le mamme, ecco, di altri santi, come Maria serbavano nel cuore quello che loro percepivano. Perché io non penso che una mamma, quando ha un figlio che è dotato, a cui il Signore ha donato dei doni, dei carismi straordinari, io non penso che quella mamma non percepisca nulla, ma nella fede, nell'umanità e nell'amore sapeva custodire anche e soprattutto le sofferenze, anche e soprattutto le incomprensioni. Bene, mamma Peppa esprime al figlio, Padre Pio, di poter stare un po' vicino a lui, ma Padre Pio non le dà mai una risposta, finché un giorno, leggo sempre dal nostro libro di Padre Alessio Parente, Padre Pio e le anime del Purgatorio, le fece sapere: è bene che tu venga ora a San Giovanni Rotondo. In quel tempo era già qui a San Giovanni Rotondo la signorina Maria Pyle, meglio conosciuta come l'americana. Maria Pyle era appunto del New Jersey, se non vado errato, era del New Jersey, era una donna americana ricca, conosceva le lingue, era amica e collaboratrice della Montessori, ha viaggiato in tutto il mondo, era di religione cristiana, non cattolica, e per tanti avvenimenti arriva a San Giovanni Rotondo e qui inizia, ecco, la sua nuova vita. Una vita fatta di povertà, una vita fatta di preghiera, una vita fatta anche di penitenza. Lei ascolta quel che suo figlio, quel che il suo padre spirituale le dice: resta qui, e lì rimane qui fino a costruirsi una casa che ancora oggi a San Giovanni Rotondo rispecchia proprio la semplicità della vita francescana, perché poi, dopo essersi convertita al cattolicesimo, Maria Pyle divenne terziaria francescana, allora così si chiamavano, oltre che figlia spirituale di Padre Pio, e quindi viveva da terziaria la regola di Francesco d'Assisi. E viveva anche poveramente, lei era ricchissima, ma la mamma l'aveva esclusa, diseredata, come si dice, dal testamento, perché appunto si era convertita al cattolicesimo e non aveva realizzato ciò che la mamma pensava e aveva sognato per lei. Lei viveva di una piccola rendita che i fratelli, per senso di giustizia, le avevano riservato. E Maria Pyle, che andò a Roma, al ritorno arriva a Pietrelcina, prende la mamma di Padre Pio, mamma Peppa, e la porta qui a San Giovanni Rotondo, ospitandola proprio nella sua casa. Ma domani continuiamo ancora a capire come Padre Pio e come, che rapporto aveva con la mamma e poi quale reazione ha avuto alla sua morte. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!